Sicuramente avete sentito parlare che Meta, l'azienda che gestisce Facebook e Instagram, ha tolto i brani degli artisti italiani dalle sue piattaforme per via di un mancato accordo con la SIAE, che sarebbe la società che tutela gli autori ed editori in Italia. Il problema principale è il seguente: Meta ha una licenza che permette agli utenti di utilizzare i brani di artisti italiani nelle storie o nei reel, comunque nei contenuti video su Instagram e Facebook, ma questa licenza è scaduta a dicembre e Meta e SIA si sono incontrati per rinnovarla, ma purtroppo non c'è stato alcun rinnovo perché le due parti non trovano un accordo economico che le soddisfa entrambe. E la conseguenza di questo mancato accordo fu, appunto come vi dicevo, la rimozione delle canzoni degli artisti italiani, sotto tutela ovviamente della SIAE, nelle piattaforme gestite da Meta. E questo era successo lo scorso marzo. Meta e Lucia Borgozzoni, sottosegretaria del Ministero alla Cultura, si sono rincontrati e dopo 3 ore di colloquio non è cambiato una beata mia. Da una parte abbiamo la SIAE che vuole accedere ai dati che Meta usa per calcolare i ricavati ottenuti da contenuti musicali, dall'altra parte abbiamo Meta che dice sostanzialmente una parola di 5 lettere. Puppa! L'accordo che vuole ottenere Meta è quello di una remunerazione mista. Una quota fissa da pagare alla SIAE più una percentuale dei ricavi ottenuti dai video che contengono musiche degli artisti italiani, ma solo per i contenuti video della durata di almeno 60 secondi. Quindi si dovranno rincontrare per discutere i termini di un nuovo possibile accordo. Quando lo faranno? Non si sa. Ma la domanda a questo punto è la seguente: come siamo arrivati a questo punto? E lo scopriamo dopo la sigla. You can... They did that. Benvenuti e ben ritrovati Pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi parliamo delle incomprensioni che ci stanno fra la Meta e la SIAE. Ma prima di cominciare vi vorrei ricordarvi che se siete nuovi o di ritorno, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video che porto su questo canale. E inoltre, se volete, qua, seguitemi su Instagram. E quindi, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere perché Sandra e Raimondo, ovvero Meta e la SIAE, sono un po' arrabbiati tra di loro, cioè sono incazzati. Il motivo è molto semplice: per rinnovare la licenza la SIAE vuole più soldi, mentre Meta dice puppa. Meta accusa la SIAE di volere un aumento del 310%, mentre la SIAE accusa Meta di non voler fornire i loro dati per giustificare un tale aumento. E quindi siamo nella classica situazione di un cane che si morde la coda. La SIAE, da parte sua, si difende molto bene. Ha infatti inviato una segnalazione all'Agenzia Garante della Concorrenza del Mercato per un caso di un presunto abuso di dipendenza economica, che sostanzialmente significa che tu, grande azienda, fai un po' come cazzo ti pare con le aziende più piccole. Infatti Meta aveva mandato un'offerta alla SIAE che andava accettata entro il 14 di marzo. Poiché questo non è avvenuto, Meta quello che ha fatto è: sai che c'è? Tolgo le vostre canzoni dalle mie piattaforme. Tuttavia, secondo l'antitrust, Meta avrebbe abusato dello squilibrio di cui beneficia chiedendo alla SIAE di accettare condizioni per loro sfavorevoli. La GCM ha anche aperto un procedimento in modo tale che le negoziazioni fra le due parti vengano ripristinate, in modo tale che gli utenti, utenti Meta, possono continuare a utilizzare i brani degli artisti italiani sulle loro piattaforme. Perché alla fin fine la questione è proprio questa: non è che Meta è stata costretta a togliere i brani poiché la licenza era scaduta. In realtà è andata proprio così: la licenza era scaduta, ho mandato un'offerta, quelli l'hanno rifiutata e me la dice, me ne frega niente, tolgo i vostri brani. E questo lo fai danneggiando gli artisti italiani, perché vengono tolti da una forma di intrattenimento che oggi, come ben sapete, va per la maggiore. Benissimo Pinguini, quando le beghe matrimoniali tra Sandra e Raimondo, ripeto,
OpenAI e Meta saranno ultimate, vi terrò aggiornati sul tipo di accordo che avranno raggiunto, se mai lo faranno. Ma prima di concludere vi vorrei mandare gli altri video che porto su questo canale, che trovate qui sotto, tra cui la mia ultima serie di FK Storia, di cui parlo di come è nata l'intelligenza artificiale. E quindi, io vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Killu!